Restano uniti e compatti i lavoratori della Treofan, che non lasciano il presidio, anzi rivendicano immediate risposte da parte della Jindal. Anche il prefetto Russo ha fatto visita questa mattina insieme alla sindaca francese e ai lavoratori dello stabilimento Battipagliese. L'impegno è assolutamente la vicinanza e la solidarietà da parte delle istituzioni locali. La presenza qui oggi insieme al sindaco vuole significare assolutamente questo. Ho rappresentato evidentemente al governo quelli che erano stati i contenuti dell'incontro che abbiamo avuto in prefettura qualche giorno fa. Siamo in attesa appunto della definizione di alcune cose, però facendo permanere questa attenzione diciamo massima ad uno dei momenti più importanti che questa provincia vive in questo momento storico. Ormai l'avvertenza ha assunto un carattere nazionale, ormai le organizzazioni nazionali, quindi non più solo quelle territoriali, ma anche segretari nazionali su questa avvertenza stanno dando un taglio totalmente diverso, che non è più quello della sola avvertenza Treofan, quindi legata alla gestione degli esuberi o dei licenziamenti, ma alla necessità di trovare una soluzione definitiva a quella che è la procedura di licenziamento collettivo. Noi già al Ministero abbiamo portato questo messaggio su quel tavolo, che è quello di sospendere e di eliminare dal tavolo i licenziamenti collettivi, perché riteniamo che con la disponibilità dell'area di crisi complessa, la ZES che è in questo momento sul comune di Battipaglia, con la disponibilità della Regione Campania che l'ha manifestato anche ai tavoli ministeriali di voler collaborare affinché questa soluzione possa trovare una soluzione diversa dal licenziamento. Le stesse segreterie nazionali, lo stesso ministero su questa linea sono pienamente d'accordo con noi. Quindi mentre la fase sta in questo momento è attraversata anche da un aspetto giuridico e legale, tra il ministero comunica che ha aperto un'istruttoria sia alla Consob che alla Procura della Repubblica in merito alla vendita. Noi riteniamo invece che parallelamente a questo, perché i tempi sono pochi e i giorni arrivano, bisogna spingere soprattutto sull'eliminazione della procedura di licenziamento collettivo. Poi in quel tavolo possiamo trovare un sacco di soluzioni che devono essere di un'unica natura, con natura occupazionale e non assistenzialistica. Quindi noi rifiuteremo ogni tipo di discorso che tende al riconoscimento di estensioni o deroghe di ammortizzatori sociali oggi esistenti, ma continuiamo alla necessità che questi lavoratori abbiano una continuità occupazionale. Ovviamente la nostra avvertenza non è solo per i 66 che hanno un contratto a tempo indeterminato, ma anche per i ragazzi somministrati che con gli accordi che noi avevamo già in qualche modo siglato in questi anni avevano un percorso di regolarizzazione che trovava compimento nel 2019. Ancora una volta ci troviamo qualcuno che vuole venire a parlare del nostro licenziamento mentre sta a chilometri e chilometri a Vestaglia in Curva, che si piglia a Tisana perché fa finta di essere malato, è malato veramente. Cioè, ma stiamo rappresentando in videoconferenza il nostro amministratore delegato, il dottor Kaufmann, era in Vestaglia e se alla seconda parte si è presentato per asciugamano coppo culo. Ma boh, facciamo lavorare. Scusateci se la visita è breve, ma sì, il prefetto tenevo, perché ha preferito venire qua e non farvi venire al comune. Di vedere così era un modo per stare vicino. Scusate, ci sentiamo.